Ciao e benvenuti a tutti, io sono Alberto di Seven Wind Sail. Siamo pronti a regatare con i 49er per questa nuova piccola stagione di 9 regate. Ho già fatto 3 regate in inglese, adesso andiamo a fare altre 6 regate, tutte in italiano, in due episodi da 3 regate ciascuno. Iniziamo subito a partire con la regata, cambiamo subito la scena così vedete subito lo schermo. E iniziamo subito a regatare. Allora, è periodo di lunghe adesso, soprattutto in Italia, e è periodo di lunghe non localizzate, cioè non le trovi solo da una parte, sono un po' tutte sparse in tutta Italia. È appena stata fatta la 80 di Caorle, 80 miglia. Secondo me è una delle regate più dure perché non hai tempo per far turni. E quindi hai 80 miglia, spesso in Adriatico sono se non senza vento con veramente poco vento, quindi condizioni che rendono la regata lunga quasi 24 ore. Mi sembra che il primo sia arrivato alle 4 della mattina, partendo mi sembra alle 10 o alle 11 della mattina prima, quindi pensate voi quanto difficile sia. E cioè, sia per due sia in equipaggio. Quindi, insomma, c'è la modalità semplice in equipaggio dove comunque sì, qualcosina puoi riposarti, invece nella per due è due svegli, tanta Red Bull, tanto caffè, qualche snack, qualche bottiglietta d'acqua e via andare. Iniziamo subito a fare la prima regata, 15 skipper, sembra veramente affollata questa. Vedo già un italiano, vediamo chi abbiamo qua. Ah, intanto salutiamo sempre. E probabilmente c'è Altair, che è italiano. Però di questi non conosco RM88. Mi sembra Yatoi, ma non ci giurerei l'anima. Mancano 34 secondi da partenza, è il momento di vedere dove partire. Il vento è abbastanza stabile, neutro, più leggermente sulla destra. E vediamo di evitare di prendersi penalità proprio adesso. Secondo me. Beh, vabbè, una 13 qui è un po' eccessiva, però vabbè. Andiamo a partire, mancano solamente 7 secondi alla partenza. E siamo proprio qui sulla linea, un secondo via. Siamo partiti perfetti e siamo mure a dritta. Ci dà nelle posizioni di testa, quindi primo, secondo o terzo. Il vento sta girando a sinistra, quindi se riesco a incrociare davanti potrebbe valerne la pena. Dai, vediamo. Incrociamo davanti al francese di qualche metro, quello che ha virato per primo, quello che era tutto a sinistra, non è riuscito a incrociare davanti al secondo, quindi si è preso penalità. Noi adesso ci portiamo sulla destra del campo di regata, perché secondo me il vento qua è abbastanza oscillante, quindi una volta andato a sinistra ritorna a destra e quindi cerchiamo di portarci di là. In realtà rimane abbastanza centro, centro-destra, non gira mai tanto. Vediamo se comunque riusciamo a dare un po' di fastidio qua ad Altair, che Altair è libanese. Abbiamo il francese che ce lo dà davanti, perché è arrivato un leggero sinistro al momento. Dobbiamo portarci un pelo oltre la ley line per evitare di incappare in problemi nel momento in cui dovremmo andare a girare la boa. Chiudiamo bene la porta al francese per fare in modo che lui non si possa infilare e si prenda penalità. E adesso possiamo issare Jennaker e iniziare ad andare l'inseguimento di Escarra lo spagnolo. Di qua il vento sembra calare, aumentare, non riesco a capire. Comunque andiamo subito a dividerci un attimino dal nostro avversario e direi boa quella lì. Vediamo lui cosa sceglie. Lui sceglie una boa, noi andiamo a scegliere l'altra. E andiamo su di bolina e vediamo cosa. Ha preso penalità, quindi è il momento di andare a chiudere perché
siamo in vantaggio, adesso siamo in testa e non vogliamo creare separazione laterale, quindi dobbiamo tenerci esattamente in mezzo tra i nostri avversari. Sta arrivando leggermente un destro, il che ci dà un po' fastidio, perché ovviamente Altair in questo momento sta guadagnando nei nostri confronti. Però adesso, quando andremo a rivirare, siamo sulla ley line, siamo abbastanza veloci, siamo avanzati lanciati e dobbiamo andare a chiudere questa regata in prima posizione. E se avete visto anche il video in inglese, sapete che anche la scorsa regata sono partito bene e poi sono andato giù. Quindi speriamo di non fare lo stesso errore di nuovo, dai. Altair è dietro di 35 metri che ci insegue. Sembra un posto giusto dove andare, se non sbaglio la ley line. Comunque io vado, vediamo se mi sta coprendo. Io vado 17 nodi, lui va 17 nodi, siamo perfetti. Andiamo a chiudere così la regata, che stiamo andando benissimo. Guardate qua, chi è che c'è questo? Dom 1 che boh, si è perso. Probabilmente ci troviamo mura dritta adesso a finire la regata in prima posizione. Un bellissimo inizio di questo video, ragazzi. Abbiamo recuperato un po' di punti che abbiamo perso prima con l'elo, che ho fatto un paio di regate disastrose. Ho preso 4 penalità ogni regata. Ho sofferto veramente tantissimo i pochi salti di vento, come sono stati anche in questo caso. Quindi la partenza ha determinato tutto. Una partenza l'ho fatta bene, ma l'altra non è venuta così bene. Siamo già 10 player, quindi è il momento di iniziare a parlare della Roma per 2, che è iniziata anche questo weekend. Fa un bellissimo percorso, mi sembra sia 300 miglia all'incirca, ovviamente per 2 e per tutti. E anche lì inizia la stagione lunghe in Tirreno invece. Ultima regata lunga che sta facendo, c'è la classe Mini che parte da Genova, fa le Bocche di Bonifacio e poi ritorna indietro, più o meno girando le isole dell'arcipelago toscano. Una mia cara amica è su Aria, mi sembra sia 728. Quindi se avete piacere fate il tifo per lei, che sta facendo una bellissima campagna con i mini e vuole andare a fare la Transat. Mancano 22 secondi, cerchiamo di partire come prima. Vediamo se il vento è sempre... No, è molto più a destra, quindi ci conviene magari fare due virate. Però non vedo dove sto andando perché la telecamera non si gira. 5 secondi alla partenza, iniziamo a cazzare le vele, siamo pronti a partire. 2, 1, via. Partiamo un secondo e mezzo in ritardo. Hanno vantaggio un po' quelli sulla sinistra, perché ovviamente erano più vicini alla boa. Però intanto sono mure a sinistra quando andranno a virare. E poi la cosa ben peggiore, il vento viene leggermente da destra. Quindi probabilmente non andrà a pagare per loro. Proviamo a portarci come loro sulla ley line di sinistra e cercare di dare fastidio un po' al team francese, al team spagnolo. Facciamo anche noi una Libao, quindi ci mettiamo proprio sotto la prua dello spagnolo, che al momento sembra non soffrire dei nostri rifiuti. E va velocissimo perché va a 11 nodi a 44, mentre noi siamo 11 nodi a 47. Se noi proviamo ad andare a 44, moriamo. Siamo qui, ragazzi, tutti ingaggiati. Sarà interessante vedere cosa succede alla prima boa e col francese anche che incalza. Quindi proprio siamo tre imbarcazioni in 4 metri. Andiamo a virare. Il francese ci prende penalità, noi ci portiamo un po' più alti per evitare penalità da parte dello spagnolo. E poi per infilarci meglio qua, guardate che bene, ci siamo infilati interni, proprio quello che volevo fare. Quindi adesso abbiamo completamente il controllo sul team spagnolo. E nel momento in cui noi vogliamo andiamo ad abbattere e lui sarà sempre nei nostri rifiuti. Andiamo un'altra boa, dai ragazzi.
Andiamo a separarci. So che non è la scelta giusta tatticamente, ma secondo me di strategia sì. E andiamo a chiudere adesso su Escarra. Abbiamo 9 metri di vantaggio. E andiamo a capitalizzare tutto il vantaggio che abbiamo accumulato. Ma adesso è arrivato un sinistro che lo sta avvantaggiando non proprio poco. E ci tocca chiudere qua sul portoghese Cacete, che ha recuperato veramente tanto nell'ultimo lato di poppa. Siamo sempre lì con Escarra e lo spagnolo con Cacete che è venuto all'inseguimento. Vira un po' prima per evitarsi i rifiuti, ma si costringe così a una doppia virata e noi siamo sempre all'inseguimento dello spagnolo. Vediamo se casca nello stesso trick che abbiamo fatto prima. Via. In questo momento ha un pochettino più di vantaggio, ma noi andiamo di là. Vediamo se conviene. 19, 5, 4, 3. Non conviene per il momento, non conviene proprio. Aspetta, 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 aspetta. Torna ad aumentare qua. Sì, bene anche. 20 nodi qua. Però la velocità è la stessa rispetto al nostro avversario. Non riusciamo per niente a guadagnare. Complimenti ad Escarra che finisce benissimo la sua regata in prima posizione e noi finiamo con un decente seconda posizione, siamo abbastanza contenti. Tatticamente abbiamo sbagliato il giro della seconda body poppa, proprio un errore abbastanza che mi dà un po' fastidio perché dovevo andare leggermente più lungo sulla leylinea. Devo fregarmene un po' di quelli che mi ci stavano inseguendo e invece avevo paura di portarlo troppo lungo. E comunque devo prendermi la stessa boa, non devo lasciarlo andare. Guardate, solo due giocatori, quindi possiamo parlare di altre regate. Ragazzi, ho visto i danni del Nacre 17 di Tita Banti durante il trofeo Princesa Sofia. Impressionante, manca la prua. Il loro Nacra 17 ha avuto una collisione con l'equipaggio tedesco. Mi sembra che uno di loro due, degli italiani intendo, si sia infortunato lievemente perché sembra sia qualche costola o incrinata o rotta. E quindi niente di essenzialmente gravissimo, però hanno preferito non regatare nella medal race. E comunque senza regatare sono finiti sesti. Ovviamente non avevano la barca, avevano tirato su un muletto con cui potevano fare qualche regata e con cui potevano finire la medal race, però ovviamente infortunati senza la loro barca, comunque senza vere possibilità di medaglia d'oro, hanno preferito non rischiare, evitare ripercussioni sulla salute, soprattutto perché è una barca che viaggia comunque 25 nodi. E quindi è facilissimo farsi male e se non sei al 100% non conviene. Comunque molto bene per loro perché comunque sono finiti sesti, molto bene anche per l'altro equipaggio italiano che è finito secondo. Avevamo due equipaggi in medal race sui Nacra e il secondo è finito, l'altro team è arrivato secondo, quindi ottimo risultato per le classi Nacra, mentre molto peggio è andato per tutto il resto delle classi. Con zero altri italiani in medal, quindi nei primi 10 delle altre classi. È un po' insomma, è stato piacevole avere due team nella medal per Inacra. Speriamo di avere altri team che stanno ve velocemente migliorando sui 470, sui 49er, che sono attorno alla quindicesima, diciottesima posizione. Avendo regatato a Palma, so che le condizioni non sono proprio banali. Non so dove abbiano regatato loro, dove regatavo io le condizioni non erano proprio banali. Avevi vento molto formato, avevi onda formata. Insomma, intanto congratulazioni perché sono andati fino là e poi spero veramente che riescano a portare i colori italiani nel mondo. Patronator direi, o Frank, direi più Frank che Patronator. L'italiano qua,
Patronator sa più esattamente di inglese, non ci sono altri italiani, mi sembra. Mancano 30 secondi, andiamo a vedere. C'è un leggero destro. Sarebbe da capire se continua a girare a destra o no. Non abbiamo mai in queste regate. Questa qui è la terza regata, quindi l'ultima di giornata. Non abbiamo ancora avuto la non abbiamo avuto la fortuna di avere informazioni riguardanti la meteo. I cambi di vento intendo, 12 secondi, partiamo qua, partiamo qua. Magari ci infiliamo sotto il portoghese, cerchiamo di dargli fastidio. 2, 1. Siamo in full start, molto probabilmente anche il portoghese, non capisco perché non torni. Ci sono... Ah no, Cacete infatti è nono, deve ripartire, ci sta dando anche... Area disturbata. Andiamo a prenderci da destra il campo di regata adesso. C'è saprei un leggerissimo destro, quindi forse ci conviene andare di qua. Rimaniamo in mezzo, perché in mezzo non rischiamo poi così tanto. Eccolo qua, Patronator. In cui rifacciamo la poppa perché passiamo solo a qualche metro di distanza. E adesso siamo qui in quinta posizione perché ovviamente siamo partiti OCS, siamo partiti troppo presto. È il momento adesso di virare, andare sulla ley line, evitare i rifiuti di Quentin. E siamo qui a giocare. Non siamo tanto distanti dalla testa. Mi ha fatto proprio una brutta partenza. Vediamo di recuperare più posizioni durante il prossimo lato, magari durante la poppa. Cacete, infatti, DNF, si è ritirato. Vediamo se riusciamo a incrociare davanti al francese. Sì, riusciamo a mettere la prua davanti a Chris. Penalità per lo spagnolo, vediamo di dargli fastidio. E andiamo anche noi ad abbattere, cerchiamo di inseguire il francese e l'inglese. Sembra che ci sia più pressione di qua e poi la boa da girare è questa qua, ragazzi. Non ci sono molti santi. Siamo proprio un bel trenino qua, tutti belli affettati. L'inglese va secondo me nella boa sbagliata, anche il francese, quindi noi andiamo a inseguire il gruppo di testa. Che ha scelto la boa di dritta e difatti sembra che li abbia, di averli passati proprio perché c'è un forte destro, anche la boa era più vicina e se non incrociamo davanti siamo lì con Patronator. Andiamo a virare e cercare di dargli molto fastidio, però abbiamo sbagliato la virata e ci ha dato una penalità. Anche ringrazia. Sì, perché proprio abbiamo fatto un grossolano errore. Abbiamo dovuto virare un attimino prima. Mi dimentico sempre che il 49er non gira tanto velocemente. E quindi abbiamo preso una stupida penalità e siamo in quinta posizione. Andiamo all'inseguimento e cerchiamo di recuperare queste due posizioni. E non sarà facile, ma non è neanche impossibile. Patronator va via. Anche l'altro va via. Non capisco il motivo, sembra ci sia più pressione di qua, ragazzi. Quindi secondo me, boh. No, loro hanno decisamente molta più pressione, stanno guadagnando veramente tantissimo. Strategicamente non è stata una bellissima scelta, però vabbè. Siamo qua. Abbiamo solo 7 metri di svantaggio rispetto a Quentin. Vediamo se riusciamo abbattendoli sulle vele a dargli fastidio abbastanza per riuscire a infilarci. No, non ce la facciamo e finiamo in quinta posizione. Beh, ragazzi, abbiamo già fatto questa qui la terza regata. Abbiamo perso un sacco di punti. Lasciamo perdere. Andiamo a vedere come siamo messi. Abbiamo fatto un buon primo, un buon secondo posto. Peccato per il quinto. E andiamo subito a vedere com'è la classifica ufficiale. Che ci mette in dodicesima posizione, ragazzi, con 36 punti, sono molto pochi. Però siamo ben messi. E quindi adesso è il momento di uscire, cambiare la scena. Ci
Ringraziarvi a tutti per aver visto questo video. Se vi è piaciuto, lasciatemi un bel mi piace qua sotto. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi al canale. E ci vediamo domani con altre regate, sempre con i Nacre 17. Da Alberto di Seven Sail è tutto.